Io sono Grizzly e scelgo Beweer. Sì, lo so, non è il massimo, ma è l'unico Pokémon orso che conosco. Scherzi a parte, benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the Road, e oggi, come avrete intuito, parleremo di Iliad. E lo so che cosa state pensando. Ma Grizzly, ma arrivi tardissimo, tutti quanti hanno parlato di Iliad già a giugno, noi siamo a novembre! Ma vedete, sapete qual è la più grossa differenza tra quelli che hanno parlato di Iliad sin da subito, sin da giugno, e me? Principalmente direi quella che io sono stato un cliente di Blue, e tra l'altro alcuni miei clienti anche di Beep. Sigla. Iliad, oppure Iliad, non sono sicuro della pronuncia, essendo un operatore francese credo che quella corretta sia Iliad, è un operatore di telefonia mobile francese che è arrivato in Italia il 29 maggio 2018 ufficialmente, ha cominciato a offrire i suoi servizi e nel farlo ha dato una pesante e violenta scossa al mercato della telefonia mobile italiana. Per 5,99€ al mese offriva minuti illimitati, SMS illimitati e 30 giga di internet in 4G di base a 30 mega. Successivamente sono arrivate altre offerte. Un'offerta che prevedeva 40 giga di internet, oltre a SMS e minuti illimitati, però a 6,99€ al mese, e quella che c'è in questo momento, e sto girando il video, che prevede 50 giga di internet, minuti di SMS illimitati, a 7,99€ al mese, più un'offerta, per così dire, solo voce, a 4,99€ al mese, che offre minuti di SMS illimitati e 40 mega di internet. Che se ci pensate, uno dice «Beh, che cosa se ne fa uno di 40 mega di internet?» Fondamentalmente nulla, però significa che se uno ha il telefono che vuole utilizzare solo per telefonare, per mandare SMS, magari una persona anziana che non utilizza la connessione a internet, dovesse per sbaglio attivare la connessione a internet per un attimo, non gli verrà aspirato tutto il credito perché non c'è nessuna opzione internet attiva, ed è una mossa decisamente intelligente. Ad ogni modo, io ho sottoscritto la mia prima scheda Iliad il 3 luglio 2018, l'ho fatto incuriosito dall'offerta e soprattutto perché, avendo preso da poco un autoradio con il sistema operativo Android, mi interessava avere uno strumento che mi permettesse di dare la connessione ad internet all'autoradio, quindi per poter utilizzare le applicazioni online come, non so, Google Maps, SoundCloud, e quindi ho preso una SIM che ho inserito in questo piccolo web pocket. Per un po' di tempo l'ho usata così, finché poi non mi è arrivato un'altra tipologia di web pocket che è nella forma di una chiavetta USB. Come una volta c'erano le chiavette USB che si utilizzavano per far collegare a un singolo dispositivo, adesso hanno fatto questo sistema, una chiavetta USB che, una volta che si alimenta dalla porta USB, si comporta comunque come una web pocket, come un router wireless che permette di collegare fino a 10 dispositivi e farli andare su internet. Molto comodo in auto, perché quando io accendo la macchina, automaticamente si accende questa chiavetta, quindi nel giro di 15-20 secondi si avvia la connessione ad internet, mi dà la connessione automaticamente all'autoradio, mi dà la connessione al telefonino, al tablet. Ha avuto un uso molto intensivo nel mese di agosto, che sono stato in vacanze, ho utilizzato tantissimo la connessione internet sull'autoradio, spostandomi molto in Italia, utilizzando il navigatore, utilizzando molte funzioni, ascoltando moltissima musica in streaming. Ho avuto modo anche di valutare la copertura, di valutare la funzionalità del servizio e di valutare che tipologie di consumi si vanno a fare con questo uso veicolare della connessione ad internet. Prima di continuare, una piccola nota, ma molto importante. Se avete acquistato una SIM Iliad dalla SIM Box pagando con una carta di credito normale o anche ricaricabile, tipo la PostePay, ma avete intenzione di effettuare i rinnovi del servizio pagando con il credito residuo della SIM, in maniera tale da dire «Va bene, io faccio una grossa ricarica alla SIM, non so, di 50 euro, e per 6 mesi, 7 mesi mi scordo di dover ricaricare quella SIM», allora dovete andare nella vostra area riservata
riservata di Iliad, e alla voce «I miei dati personali» trovate la voce «Il mio metodo di pagamento». Cliccate e cambiate il metodo di pagamento togliendo la carta di credito che è stata registrata automaticamente dalla SIMBOX, perché quando voi acquistate con la SIMBOX la SIM, quello che succede è che il pagamento del rinnovo delle opzioni viene addebitato automaticamente, o viene tentato di addebitare automaticamente, sulla carta di credito. Questa è una cosa che trovo leggerissimamente discutibile, avrei gradito di saperlo prima di sottoscrivere la scheda e non di scoprirlo dopo. E questa è la prima cosa negativa che noto di questa SIM. Questa piccola nota che poteva essere un pochino più chiara. La seconda nota che faccio a Iliad riguarda i cosiddetti problemi di dentizione. Nel corso del mese di luglio, qui a Siracusa, la connettività 4G prendeva, il segnale c'era, c'era pieno segnale con piena connettività 4G, ma la velocità di navigazione era pietosa. Talmente pietosa che vedevo una grossa differenza di velocità con Kena Mobile in HSPA, era molto più veloce. Purtuttavia ammetto che probabilmente questo è stato legato soprattutto al fenomeno che, vista la novità, vista la grande quantità di dati internet, visto il fatto che ha avuto un grande successo questa vendita delle SIM con 30 giga e poi 40 giga di internet, moltissimi hanno sottoscritto la SIM e c'è stato probabilmente un sovraccarico di traffico nel corso del primo mese dei primi due mesi, perché già nel corso del mese di agosto ho notato che invece la situazione si era stabilizzata ed era migliorata tantissimo. Però credetemi, nel corso dei primi giorni di luglio ho provato a scaricare le mappe di SIGIC sull'autoradio, circa 345 mega, che con una connessione a 30 mega dovrebbe impiegare 10-15 minuti ad arrivare. Dopo 20 minuti in cui io guidavo tranquillamente in città e lasciavo che le mappe si scaricassero, sono arrivato a destinazione, ho guardato l'autoradio e aveva scaricato il 2%. Segniamo un velo pietoso. Nel corso del mese di agosto, invece, sono andato praticamente in giro per tutta Italia, perché sono stato a Frosinone e poi sono arrivato in Trentino. Ho girato tantissimo in Trentino, ho girato tantissimo per molti paesini di montagna, senza trovare grossi problemi di copertura. Dove la copertura non è fornita direttamente dai ripetitori di Iliad, di solito la copertura va in roaming, credo su 3 o su Wind, non so bene quali sono gli accordi, in fondo adesso 3 e Wind sono la stessa società, quindi probabilmente dipende dal ponte di copertura, però non vi so dire se per un problema di copertura fisica dove mi sono trovato, o se per un problema di accordi. Fatto sta che quando ero in Trentino nel corso del mese di agosto, se la SIM Iliad andava in roaming su 3, andava in roaming in 3G, in HSPA. Però ripeto, non so dire se sarebbe dovuto andare in roaming in 4G e non ci andava perché non c'era nella zona in cui mi trovavo la copertura in 4G, o se per via degli accordi. Questo non lo so dire, però so dire che andavo di fatto in agosto, quando andavo in roaming, andava in roaming in 3G. Comunque andava in maniera discreta, la velocità era funzionale ugualmente. Io ho acquistato la prima SIM il 3 luglio, oggi che sto girando questo video è il 3 novembre. Questo significa che ho questa SIM esattamente da 4 mesi. In questi 4 mesi ho potuto valutare anche la tipologia di consumi che ci sono stati. Ora, nell'uso generico veicolare, con il cellulare che mi si allaccia automaticamente, le notifiche di base, si viaggia su approssimativamente circa 2 giga al mese consumati, 2,5 giga, 2,6 giga. Nel corso del mese di agosto, che invece ho utilizzato molto più intensamente la SIM, sono arrivato a consumare circa 3,5 giga, 3,7 giga in un mese. Osservo che, ovviamente, non ho utilizzato la SIM Iliad per fare un intenso uso dei social, per esempio non ho utilizzato intensamente YouTube o altre caratteristiche, perché naturalmente mentre sto guidando non posso guardare video YouTube. Tra l'altro la cosa divertente di questa autoradio è che, come tutte le autoradio distribuite in Europa con questo meccanismo, se l'auto è in movimento, l'applicazione di YouTube non ti permette di vedere i video, devo essere fermo con il freno a mano alzato per poter guardare video YouTube. Quindi, al di là di questo, diciamo che il consumo medio mensile all'interno dell'auto per questa SIM si è stabilizzato tra i 2,5 giga e i 3,5 giga, più o meno è questo mensilmente. Facendo un uso molto intenso della connessione internet si può arrivare a 4 giga. Come uso veicolare, questo è il mio esempio. Naturalmente, come ripeto, chi fa un uso molto intensivo dei social, di YouTube, di Instagram, guarda moltissime stories, guarda Instagram TV, eccetera eccetera, sicuramente consumerà di più. Ho avuto modo di parlare con i ragazzi del call center di Iliad per chiedere delle informazioni molto specifiche, e su questa tipologia di informazioni i ragazzi sono stati molto veloci, molto gentili e veramente efficienti. Piccola nota conclusiva: il traffico incluso di messaggi ed SMS è valido anche quando si è in Europa, nella EU, in roaming, ed è valido anche verso le principali destinazioni dell'EU, fisse e mobili. Iliad, diciamo che in qualche modo
precede la Brexit, perché il traffico incluso non include le chiamate e gli SMS verso la Gran Bretagna. In conclusione, come mi sono trovato con Iliad? Direi piuttosto bene, abbastanza bene che nel corso del mese di settembre ho fatto la portatilità di un'altra SIM che utilizzo sul telefono reperibile di Protezione Civile. Ecco, che mi è arrivato l'SMS di rinnovo dell'opzione a 1 di notte. Questo si poteva evitare, Iliad. Mandate gli SMS di rinnovo dell'opzione alle 8 del mattino, non a 1 di notte, magari. Ma sto attivando altre tre SIM addirittura, due che vanno nei cellulari di famiglia e una che sarà utilizzata per degli esperimenti che ho intenzione di fare con Arduino e Raspberry, di cui sicuramente vi parlerò più avanti, e come regola generale sto trovando l'opzione molto funzionale, la copertura molto funzionale, la funzionalità molto valida, e quindi posso dire che sono decisamente soddisfatto del servizio. E voi invece che cosa mi dite? Siete clienti Iliad? Non siete clienti Iliad ma vi incuriosisce? Siete clienti di qualche altro operatore di telefonia mobile? Siete clienti di telefonia fissa e non avete nessun cellulare? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, con la mia piccola esperienza spero di esservi stato utile, se ci sono riuscito vi invito come sempre a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, magari con i vostri amici che appunto vorrebbero passare a Iliad. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che sì, anche quello si rinnova ogni mese, ma senza carta di credito, anche il rinnovo è gratuito. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!